Buonasera a tutti, ci troviamo ancora qua una volta per farvi mangiare un po' di rovina buona. C'è il castagnaccio stasera da fare, speriamo di farlo bene perché sa, di noi ci pigliano per il culo, se no si fa il toppone. Iniziamo subito con gli ingredienti. Gli ingredienti per una teglia di castagnaccio sono mezza scorza di limone e arancio tritato finemente, 2 cucchiai di zucchero, 50 g di uva sultanina, 50 g di gerli di noci, 50 g di pinoli, 350 g di farina di castagne, almeno 3 bicchieri d'acqua, 6 cucchiai d'olio, un pizzichetto di sale e un pochino di burro per ungere la teglia. Iniziamo subito con la prima cosa da fare, che è ungere bene la teglia per far attaccare il castagnaccio. Dopo aver imburrato la teglia, prendiamo l'acqua, mettiamo, mi raccomando, la farina dentro l'insalatiera e iniziamo a stemperarla con un po' di acqua, facendo questo lavoro qua. L'impasto dovrà essere abbastanza liquido, mi raccomando, sicché dovete regolarvi anche voi, io intanto ci metto questa lì, poi siamo un tempo a rimetterci. E con una frusta, vi aiutate, sciogliete bene bene tutta la farina. La ricetta che vi sto facendo vedere è una ricetta, diciamo, ammodernizzata, perché prima il castagnaccio veniva usato per riempirsi il buzzo e l'impasto era questo, un po' di zucchero, un po' di farina di castagne e l'acqua, ci mettevano un pezzettino di rosmarino e via, era per proprio un bel toppone che ti bloccava la fame. Ora noi metteremo un po' di rovina buona per addolcirlo un pochino, mi raccomando, abbiamo ben amalgamato, vedete è bello liquido, aggiungeremo un cucchiaio e mezzo di zucchero, due non di più, perché la farina è già dolce, e le scorze del limone e dell'arancio. Andremo a incorporare tutto bene bene. Nell'impasto io ci aggiungo un po' di uvetta e un po' di noci, quelle più sbriciolate, e anche altri due pinolini che rimangono dentro, tanti le mettono solo sopra, io invece le incorporo un pochino. Prima mettiamo un pochino d'olio sul fondo, circa 3 cucchiai, e andiamo a versare il nostro composto dentro la teglia. Dopo che avete fatto questo lavoro qui, andrete ad aggiungere l'uvetta, le noci e i pinoli. Per ultimo daremo altri 3 cucchiai d'olio sopra per creare quell'effetto che vedremo dopo. Il castagnaccio è pronto per essere infornato, mi raccomando, prima di metterlo in forno riscaldate bene il forno su 170 non di più, perché sennò vi si brucia il castagnaccio e vi viene carbognaccio, e l'andremo a mettere per circa dai 30 ai 40 minuti, dovrete vedere voi un attimino controllarlo. Ci siamo, sono passati circa 40 minuti, il mio castagnaccio ha preso un bel colorino. Io ve lo faccio vedere, è pronto per essere degustato, vi consiglierei con un po' di ricotta o di mascarpone proprio per farlo in scialori, per far vedere che siamo in miseria. Vi volevo dire, prima non l'ho fatto vedere, ma ci ho messo anche il sale nell'impasto che ho fatto con l'acqua e la farina di castagne, un pizzicottino basta. Guardate che bel castagnaccino, bello fine fine. Prima già ve l'ho detto il toppone per tapparsi, questo invece è proprio per degustare. Io ve lo dico, date ci siamo, un assaggino lo fuori a bollore e mi viene nella bocca così. Esagerato. Alla prossima, bimbi. Ci vediamo.